Numeri, una mostra concepita 2 anni or sono. Un anno fa mi è stato chiesto di occuparmi della progettazione e dell'allestimento di questa mostra. Ho accettato questa sfida avvincente perché è la prima volta che in Italia viene realizzata una grande mostra intorno alla matematica e quindi non potevo non accettarla. La mostra vuole andare a sondare il rapporto che si crea tra ciascuno di noi e i numeri. Fin da quando siamo bambini, ma ancor più quando siamo adulti, maturiamo una sorta di soggezione nei confronti dei numeri e della matematica, non raggiungendo la consapevolezza che è un tema che ci accompagna durante tutta la nostra giornata. Fin da quando ci svegliamo la mattina e squilla la sveglia, a quando la sera ci riposiamo. La mostra si apre quindi con un tunnel che racconta attraverso un brulicare di voci la confusione e lo spaesamento che i numeri generano in ciascuno di noi e si conclude invece con una sala in cui una serie di schermi ci danno in tempo reale la proiezione dell'andamento di una serie di tematiche che fanno parte della nostra vita quotidiana attraverso i numeri. E quindi quante persone sono nate, quante persone sono morte, qual è il PIL nel momento in cui il visitatore passa e così via. Quindi tematiche afferenti l'energia, afferenti la demografia, afferenti l'economia e la finanza. Tra la prima e l'ultima stanza si apre un percorso espositivo che nelle mie intenzioni dovrebbe produrre continui effetti a sorpresa nel visitatore, con delle ricostruzioni macroscopiche dei numeri, con una serie di exhibit interattivi estremamente giocosi, interessanti, che dovrebbero fornirci una serie di informazioni di come i numeri hanno fatto parte della storia, hanno segnato il tempo e hanno segnato l'evoluzione dell'uomo. C'è una parentesi che si crea a metà del percorso espositivo e che invece è che è molto diversa e che è legata alle macchine da calcolo. Abbiamo avuto l'opportunità di avere a nostra disposizione una selezione di macchine che fanno parte della collezione di uno dei più grossi collezionisti internazionali e avendo io visto la sua collezione ho pensato di riprodurre all'interno della sala lo spirito in cui le sue macchine sono collezionate e custodite all'interno della sua dimora e della sua azienda. La sua collezione conta più di 500 macchine da calcolo e in parte sono conservate a casa, in parte sono conservate dentro la sua azienda. E quindi anche l'approssimazione dell'allestimento dentro quella sala è proprio legata alla ricostruzione di quello che è lo spirito del suo collezionare. La mostra poi appunto prosegue con una serie di sale legate ai numeri particolari, il numero E, il numero I, che sono numeri non così familiari a noi, ma che dovrebbero essere maggiormente espliciti proprio attraverso i giochi interattivi che sono stati creati ad hoc per la prima volta per il grande pubblico.